Hey guys, eccomi tornata finalmente con un nuovo video. Sono stata assente per un po' dal canale perché non ho tempo e ho deciso di registrare un video tag, così insomma è una cosa più leggera, vi tengo compagnia e spero anche un po' di divertirvi. Il tag in questione è un tag che si chiama Il libro risponde, o comunque una cosa del genere, che consiste nel trovare nella propria libreria un libro trash. Io ho guardato nei miei libri personali, non in quelli di mio fratello, perché sennò avrei già trovato 50.000 titoli per questo video. Ci saranno ovviamente delle domande e a rispondere sarà il libro, ovvero dovrò aprire a caso il libro, puntare il dito e la parola o la frase che uscirà risponderà alla domanda. Le domande sono linkate nel box informazioni. Per chi conosce già questo tag si accorgerà che ho tolto una domanda perché non mi pareva il caso. Siete tutti taggati, ovviamente, come sapete io non taggo nessuno e io non vengo mai taggata da nessuno. Comunque iniziamo subito con il tag. Il libro più trash che ho trovato nella mia libreria è questo, che si chiama Star-Crossed di Josephine Angelini. La trama in sé non è nemmeno bruttina, però è un libro trash perché uno è impaginato davvero malissimo. Cioè, non so se vedete, comunque è fondamentalmente questo il motivo per cui l'ho scelto. E poi anche perché c'è la trama, è più o meno sempre quella, vampiri no, però insomma, cose strane, non so. È un po' trash, sì, possiamo dirlo. Se l'avete letto magari comprendetemi. La prima domanda è: questa parola indica la tua personalità? Quindi, libro alla mano e apriamo. Questa. Resto finché c'è bisogno, rispose Matt con la sua abituale generosità. Quindi questa frase rappresenta la mia personalità. Quindi io resto finché c'è bisogno. Ok? Ok. Quindi contate pure su di me. Seconda domanda: questa parola indica ciò che desidero. Voglio proprio vedere cosa desidero. Guarda, questo libro da mille risorse. Oddio, mi sono tirata il libro in bocca. Dunque, il dito è su che? Leggiamo tutta la frase. Era una pessima guerriera, ma nemmeno Hector poteva negare che ci stesse mettendo l'anima. Quindi cosa posso desiderare di tutto ciò? Che Hector pensi che io ci stia mettendo tutta l'anima? Non capisco. E chi è Hector, soprattutto? Terza domanda: questa parola la dedichi ai tuoi nemici. Quindi, nemici, vi aspetto con il mio fantastico libro. Io direi questa, no dai, questa su. Perfide, occhiate perfide, vi giuro, occhiate perfide, non so quanto sia fuoco, comunque, nemici, occhiate perfide per voi. Quarta domanda: questa frase indica ciò che non ti accadrà mai, quindi spero qualcosa di molto brutto. Di qua. Pagina. Leggiamo la frase. Sogno di una notte di mezz'estate. Elena aprì la prima pagina e lesse: scena 1, Atene, palazzo di Teseo. Alzò gli occhi al cielo e lo buttò in un angolo, irritata. Forse le parche governavano davvero i loro destini. Devo dire che tra me e Helen c'è un feeling, perché a quanto pare nemmeno a lei piaceva molto quello che stava leggendo. Comunque, a quanto pare non leggerò mai questo libro, che si chiama Sogno di una notte di mezz'estate. Perfetto. Quinta domanda: questa frase sogni di tatuartela. Vai. Per un attimo, leggiamo la frase. Per un attimo sembrò che Castor stesse per sferrare un pugno al fratello, ma Hector si mise in mezzo ai due. Grazie Hector. Quindi questa ovviamente è una frase che veramente ci stavo pensando l'altro giorno. E infatti appena faccio 18 anni penso che sarà questa la frase. Ve la rileggo perché veramente è una perla che non potete, dovete segnarvela. Per un attimo sembrò che Castor stesse per sferrare un pugno al fratello, ma Hector si mise in mezzo ai due. Quindi presto la vedrete tatuata. Sesta domanda: questa frase rappresenta ciò che faresti in cambio di ricchezza. Spero in qualcosa di molto facile. Attenzione, visto che considerando che questo libro parla di magia, no, magia no, però nel senso cose poco terrene. Questa. Ma che cavolo? Hector, tu? Sibilò Helen. Lui si avvicinò per farsi vedere meglio, evitando qualcosa di nero per terra. Helen guardò con maggiore attenzione la sagoma e si accorse che era il suo squacquapelo, quello regalatole da suo padre, che teneva nella cassa panca. «Cosa stai facendo?» «Secondo te?» rispose stizzito con la mano che gli faceva ancora male.
Campeggio? Buttò lì sarcastica. Poi capì. Tutti quei suoni che sentiva di notte, suoni che aveva scambiato per le furie, avevano un'origine molto più prosaica. Campi qua tutte le sere, è così? Quindi in pratica dovrò vivere con una persona che entra in casa mia la notte mentre dormo. È piuttosto inquietante, però dipende da chi entra, perché se entra un bel figo, dai, posso farlo. Questo è altro per ricchezza. Settima domanda, questa frase la userai per abbordare. Quindi, ragazzi all'ascolto, le perle di questo libro. Potremmo fare un po' di autoscontro. Suggeri Helen per scherzo. Quindi ragazzi, è così che vi conquisterò, facendo un po' di autoscontro. Ma è una bellissima proposta, dovreste accettare. Quindi anche qua, per abbordare, chiedete ai ragazzi di fare autoscontro, perché non si sa mai. Ottava domanda, questa frase rappresenta il tuo futuro. Il mio futuro. Che fungeva da spogliatoio ambulatorio. Leggiamo tutta la frase, magari. Mentre la portava fuori dalla gabbia, controllò ogni millimetro di quel viso gonfio e la depose nella camera sul retro della casa, che fungeva da spogliatoio e ambulatorio. Quindi io farò qualcosa come l'infermiera? No, perché a me fa schifo toccare robe strane di gente, cose vive, quindi mi spiace, ma I don't feel you anymore. L'ultima domanda sarebbe, tagga tre persone e dedica loro la nuova frase selezionata. Quindi non taggo nessuno in particolare, ma siete tutte taggate, vi lascio le domande giù nel box informazioni e adesso vi dedico una nuova fantabolosa frase da questo libro. Beh, sulla camicetta, leggiamo la frase. Ma questo non vuol dire che mia madre sia morta. Magari è solo scomparsa. Voi non sapete nemmeno chi è, esclamò Helen. Le lacrime le traboccarono dagli occhi e le caddero sulla camicetta. Quindi vi dedico questa frase e spero che vostra madre non sia morta. E niente, con questo tag molto trash, molto sclero, è tutto. Io vado a prepararmi perché tra poco o danza. Se rifarete questo tag, voglio saperlo, voglio vedere anche voi le vostre fantastiche frasi, soprattutto quella che vi tatuerete, perché cioè ragazzi, queste perle bisogna segnarsele e soprattutto voglio sapere qual è il vostro libro più trash nella vostra libreria. Niente, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!